In più io mi sono allenata con lei praticamente tutta la vita, quindi siamo molto molto vicine, siamo cresciute insieme, siamo dello stesso anno, abbiamo la stessa età, abbiamo fatto tante gare insieme, i mondiali junior, gli europei, quindi faccio il tifo per lei proprio al 100%. Insomma, l'anno 1990, visto che hai nominato l'anno, siete giovanissime, avete veramente tutta la carriera davanti. Adesso noi andiamo a seguire l'atleta belga Kat Van Dijle, che ha ottenuto proprio l'ultimo posto disponibile per entrare in questa gara alle preliminari, appunto il decimo. Ma no, era già fatto questo doppio Axel, caduta un metro dopo. Triple toe loop, bene. Triplo psycho e Ma non poi giuro più. cade il doppio tolu. Che la trottola all'entrata non precisa. Kat Vandale, l'atleta belga. Lei è la penultima proprio di questo gruppo e intanto io vi dico che va avanti il sondaggio sul sito, sul Facebook, sulla pagina Facebook di Franca Bianconi. Ringraziamo voi tutti che ci state seguendo, davvero, speriamo che siate sempre più numerosi, ma ci fa piacere scoprire proprio dal sondaggio sulla pagina di Franca Bianconi che c'è anche chi ci sta seguendo dalla Spagna e questa è una cosa veramente straordinaria. Tra l'altro la Spagna avrà qui in gara Sonia Lafuente, l'abbiamo vista allenarsi in questi giorni, sempre sorridente, sempre allegra, sempre piena di energia e poi non dimentichiamo ovviamente lo straordinario Javier Fernandez e questa sera avranno anche la coppia della danza che ha aperto veramente la storia del pattinaggio sulla danza in Spagna. Quindi davvero anche la Spagna è ben rappresentata, no Stefania? La squadra spagnola è stupenda perché, vabbè, posso dirlo, loro sono tutti della mia stessa età e siamo veramente cresciuti tutti insieme con i Grand Prix Junior, anche Sara Hurtado e Adria Diaz, la coppia di danza, sono veramente tutte persone squisite, grandi sportivi, non si arrendono mai, e hanno sempre una parola gentile per tutti, un sorriso, una frase incoraggiante e sono sempre pronti a festeggiare quando c'è qualcosa da festeggiare, quindi gli auguro tutto il meglio perché se lo meritano tutti, lavorano sodo, Javier, pattina in Canada da poche settimane con
Brian Horser, da poche settimane anche Sara e Adrian pattinano in Canada con Patrick Lauzon, perciò veramente sacrificano come tutti noi la vita a questo sport e ecco, gli auguriamo ti il meglio. Chiedo perché la coppia di danza ha deciso di andare in Canada, perché è stata una decisione presa proprio a fine dicembre, visto che insomma li conosci bene. Molto recente, prima si allenavano con un allenatore inglese a casa loro, con Jordan, esattamente, però negli ultimi mesi lui aveva chiesto se era possibile andare ad allenarsi a Londra. Loro hanno acconsentito a questa decisione dell'allenatore per seguirlo, ovviamente, dai totale fiducia al tuo allenatore, però mi hanno raccontato che non si sono trovati molto bene a Londra perché era tutto molto scomodo anche per l'allenamento, le ore di allenamento erano molto affollate, non riuscivano ad essere sereni, e quando manca la serenità in allenamento è difficile ottenere poi qualche risultato in gara. Franca ci cerca sempre di creare le condizioni più favorevoli per noi.